Eder. Mac. Pallister. Venezia. Salgono a 3 gli indagati nell'inchiesta sulla morte di Bruno Modenese. Il paziente psichiatrico di Pellestrina di 45 anni deceduto all'ospedale civile di Venezia martedì 19 settembre a 3 giorni dal ricovero volontario. Si tratta dello psichiatra in servizio quella sera, un medico di 59 anni in turno la sera in cui gli eventi sono degenerati, che è stato iscritto nel registro degli indagati. Il medico si aggiunge agli altri due indagati, infermieri di 29 e 45 anni. L'ipotesi di reato è di omicidio preterintenzionale in concorso, causato da lesioni mortali in un tentativo di contenimento di uno stato di agitazione incontrollata, mentre il medico cercava di fargli un'iniezione di sedativo. Il sostituto procuratore ha incaricato il medico legale di effettuare una consulenza completa con l'autopsia. Modenese, come documentato dalla famiglia nell'esposto, aveva il setto nasale rotto ed ecchimosi sul volto. Figlio di pescatori, Bruno Modenese si era dedicato a questa attività per poi lasciare il lavoro dopo essere stato riconosciuto invalido al 100%. Modenese era in cura presso il Centro di Salute Mentale di Venezia. La sera di sabato 16 settembre, dopo aver mangiato la pizza con i genitori, con cui sarebbe partito il giorno dopo per una vacanza, era passato al bar per salutare gli amici. Là, si sarebbe sentito male. All'arrivo dell'ambulanza l'uomo vi sarebbe salito volontariamente arrivando al pronto soccorso accompagnato dai carabinieri visto lo stato di alterazione e di aggressività. Il giorno dopo fu detto al padre che Bruno si trovava in terapia intensiva sedato, in quanto agitato e che respirava male, ma che tutto era sotto controllo. In una telefonata successiva fu riferita una situazione ben peggiore, coma, dopo un arresto cardiocircolatorio. C'è di più. Secondo il racconto dei familiari, in ospedale avrebbero tentato di coprire i fatti non dicendo loro la verità e mantenendo fino all'ultimo nascoste le vere condizioni di Bruno. Inizialmente era stato detto loro che non sapevano niente dell'uomo. Ma il fratello maggiore di Bruno sarebbe in possesso di messaggi, ora consegnati alla magistratura, in cui il primario della rianimazione dice chiaramente che Bruno è arrivato in reparto già con le fratture multiple e in fin di vita. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!